buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano la politica, si scaldano i motori in vista delle primarie del PD di domenica. Oggi la presentazione della lista a sostegno di Cuperlo con l'appello al renziano Emiliano. Vogliamo un confronto pubblico, dicono il servizio di Silvia Di Pinto. Il partito non è un comitato elettorale, come si potrebbe pensare guardando i nomi in lista per Renzi a Bari, solo consiglieri comunali e circoscrizionali. Ed è scandaloso che per domenica il sindaco Emiliano, capolista per Renzi nel sud-est, chiami a rapporto perfino i presidenti delle ex municipalizzate, perché il voto portato è solo un danno al partito. Si presenta così Pierpaolo Treglia, primo nome della lista Cuperlo per Bari, volto storico e segretario regionale della giovanile del Partito Democratico. Chi parla di rinnovamento candida solo gli eletti è la prima stoccata ai renziani e fa i casting per gli assessori, mentre nel PD ci sono già tante energie da valorizzare. Occhi aperti domenica ai seggi per evitare che le truppe cammellate, anche di altri partiti, snaturino il senso di un voto che deve eleggere il segretario del PD e non il Premier, o trasformarsi, peggio, in una prova muscolare in funzione delle prossime amministrative. Il voto portato, le truppe cammellate, il voto inquinato costretto dentro le municipalizzate di Bari è una cosa che va denunciata e condannata e noi lo faremo. E poi l'appello ad Emiliano, decida lui le regole e il luogo, ma lo invitiamo ad un confronto pubblico. Noi nel partito rappresentiamo già oggi un rinnovamento reale e chiediamo a Michele Emiliano di poterci confrontare pubblicamente su questo tema. Di questo dovremmo discutere in queste primarie nazionali. Ancora politica, Nichi Vendola si dimetta, visto che la sua è una Puglia in meno. E su questo appello Alleanza Nazionale chiama a raccolta maggioranza e opposizione in consiglio. Oggi la manifestazione su via Capruzzi, le ragioni della protesta, nelle parole della senatrice Adriana Polibortone. Sentiamo. Addirittura ha presentato l'altro ieri la Puglia in più, beh, noi oggi abbiamo presentato una Puglia purtroppo in meno, fortemente in meno. Meno occupati, 120.000 soltanto in un anno, credo che sia un meno molto forte. Oltre 3.000 aziende che hanno chiuso soltanto in Puglia, esercizi commerciali che chiudono giorno dopo giorno, ospedali che chiudono, dovevano essere quelli che Vendola avrebbe dovuto riaprire, i 100 cantieri che aveva promesso, neanche a parlarne, per non dire delle vicende di Ilva e di Cerano che insomma sono particolarmente spiacevoli. Voi chiedete proprio le dimissioni di Vendola? Al di là del pregevole intervento del consigliere Curto che ci rappresenta tutti in consiglio regionale, ma naturalmente manderemo una nota a tutta quanta l'opposizione e probabilmente anche alla maggioranza, perché rileggendo l'elenco dei fallimenti possa chiedere a se stessa se valga la pena mantenere in piedi questa regione con questa giunta. Il GIP di Bari ha archiviato l'indagine per 7 indagati, tra cui il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, coinvolti nell'inchiesta su una transazione da 45 milioni di euro deliberata dalla regione nel 2009 in favore dell'ospedale Niuli di Acquaviva. L'archiviazione riguarda anche gli ex assessori regionali alla salute, Alberto Tedesco e Tommaso Fiore, e Monsignor Mario Paciello, vescovo di Altamura, indagato nella sua qualità di governatore dell'ente. L'archiviazione è stata disposta anche per il suo delegato, Don Mimmo Laddaga. La regione Puglia ripulisce le liste di attesa e ne riduce i tempi di attesa. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Aumento delle ore disponibili dal 20 al 50%, ospedali aperti dopo le 20 nei giorni feriali, non risparmiando i weekend. Con queste altre soluzioni la Regione Puglia cerca di smaltire le liste d'attesa, uno dei cancri della sanità pugliese. Con un'attività di verifica e controllo, infatti, si è potuto constatare che i tempi medi di attesa registrati nel periodo che va dall'8 al 12 aprile sono superiori ai 60 giorni. Tra le visite specialistiche più richieste, quella cardiologica, quella endocrinologica, quella oculistica e la mammografia. Senza tralasciare tutte le prestazioni diagnostiche come TAC, risonanza magnetica, elettrocardiogramma, ecografie ed ecodoppler. L'accordo stipulato tra Regione e direttori generali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale sarà messo in atto dai primi di gennaio 2014 e prevede una fase sperimentale fino al 31 maggio. Nel frattempo si provvederà alla ripulitura delle liste di attesa, una spesa da 11 milioni e 700 mila euro, un'operazione che era giusto fare in un momento come questo, come ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.
Ora che la Regione Puglia esce dal piano di rientro, esce diciamo dal territorio più terremotato e torna alla normalità, io non vorrei che qualcuno pensasse che si può tornare ai tempi andati. Noi dobbiamo andare avanti, avanti significa il cambiamento, per questo oggi... Presente alla conferenza stampa convocata per questo pomeriggio anche l'assessore al welfare Elena Gentile. Apriremo gli ospedali dalle 20 in poi, nei giorni feriali, nei weekend dalle 8 del mattino alle 20 di sera, per consentire uno smaltimento, ci auguriamo rapidissimo, delle lunghe liste di attesa, soprattutto per alcuni esami. Abbiamo coinvolto i medici, il comparto, abbiamo sottoscritto un importante accordo, abbiamo definito le risorse che il governo regionale mette a disposizione per questa prima fase che durerà 6 mesi. Parliamo di 11 milioni e 700 mila euro, a cui andranno aggiunti i fondi dedicati contrattuali dei medici per l'abbattimento delle liste di attesa. Questa mattina un uomo si è incatenato sotto Palazzo di Città, Damiano Modugno, questo è il suo nome, con il clamoroso gesto e con cartelli affissi su Corso Vittorio Emanuele ha voluto protestare, dice, contro le inefficienze degli uffici comunali. Il signor Modugno, separato e con 5 figli, denuncia di essere stato vittima di una truffa e chiede l'attenzione di Palazzo di Città. E ora la cronaca. Si è concluso con 3 arresti e 9 denunce in stato di libertà un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nei quartieri Carbonara e Picone del capoluogo pugliese dai carabinieri della compagnia di Bari San Paolo, finalizzato a prevenire e reprimere i reati predatori ed il fenomeno della detenzione a spaccio di droga. Nel corso dei controlli sono stati arrestati in differenti circostanze un 31enne, un 35enne e un 40enne di Bari, rispettivamente per furti aggravati commessi a Potenza nel 2012 e nel 2013, per detenzione a spaccio di sostanze stupefacenti e per traffico di droga. Denunciati inoltre 9 soggetti di età compresa tra i 15 e i 44 anni, 10 altri soggetti invece sono stati segnalati all'autorità perché ritrovati in possesso di 10 grammi tra hashish e marijuana sottoposti a sequestro. Maxi sequestro di pasta dietetica. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato del Comando Regionale Puglia hanno sottoposto a sequestro 25.000 kg circa di pasta nel corso di un'attività di controllo per la sicurezza e la tutela dei prodotti agroalimentari made in Italy. Nel mirino dei militari un'azienda del Nord Barese che commercializzava merci non prodotte nella ditta ma in un'azienda straniera situata in uno strato extracomunitario. Inoltre il magazzino dell'azienda giaceva in condizioni igienico-sanitarie precarie, gli alimenti erano conservati in pessime condizioni. Il rappresentante legale dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la frode in commercio e per la detenzione di prodotti alimentari tenuti in cattivo stato di conservazione. Ultima giornata dedicata a Figlie della Terra, convention nazionale dell'Associazione Le Donne del Vino. Il servizio. Bari si tinge di rosa come il colore simbolo del mondo femminile o come la sfumatura di un buon vino per festeggiare i 25 anni dell'Associazione Le Donne del Vino, per la cui convention nazionale annuale è stata scelta per la prima volta proprio la città di Bari. E il foyer del Teatro Petruzzelli diventa il vero salotto di incontro e scambio di idee delle tante donne associate che sono arrivate a Bari per 1 o 2 giorni interamente dedicata a loro e alla loro passione per il vino. Nell'ultima giornata della convention Figlie della Terra, un calendario ricco di eventi non solo enogastronomici ma anche culturali. Dalle 10 di questa mattina è stata allestita al Petruzzelli un'area di degustazione a cura dei sommelier dell'Ice Puglia, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vini targati Le Donne del Vino, un connubio perfetto come ha spiegato Sabrina Soloperto, delegata regionale dell'associazione. Siamo praticamente 650 donne amanti del vino, appassionate ovviamente, ma soprattutto produttrici, ristoratrici, notecarie, sommelier, giornaliste enogastronomiche, tutte le donne che lavorano nel mondo del vino. Dopo una passeggiata nella Bari sotterranea, alle 11.30 è stata la volta della presentazione de Il gusto delle donne, il nuovo libro del food editor della Repubblica, Alicia Granello. Sono 20 storie al femminile, 20 storie di donne che nel mondo del cibo e quindi del cibo e del vino hanno inseguito il proprio sogno e ce l'hanno fatta. E quindi sono storie di passione, sono storie anche molto intense. In un momento storico così tragico per il mondo femminile è importante continuare a parlare di donne anche in occasioni come questa, parlando ad esempio, trovando la scusa del vino.
Oh yes! Ogni volta che si riesce a proporre un'immagine positiva, vera, reale, che non è quella delle veline, non è quella delle starlet, ma è quella delle donne di tutti i giorni, questo secondo me aiuta tutte quante noi. Continuiamo a parlare di donne, innovazione, veste rose, questo è il nome del premio per valorizzare la capacità innovativa delle imprese femminili messo a disposizione dal Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'iniziativa annuale Donna Crea Impresa. Ad aggiudicarselo due imprese, la Naturalia Molfetta, un negozio di giocattoli e articoli naturalistici che organizza laboratori ed escursioni per giovani e non, e la Be Good Catering Bio Solidale di Bari, un'azienda di catering solidale che seleziona materie prime differenti come prodotti biologici, ortaggi in via d'estinzione ed erbe spontanee per tutelare e promuovere l'agrobiodiversità. I premi sono stati consegnati questa mattina in una cerimonia tenutasi alla Camera di Commercio di Bari. Ed è andato in scena ieri sera al Teatro Forma il musical Midnight in Chicago dell'associazione culturale Vitruvians, nata nel 2010 con l'intento di sperimentare e trovare soluzioni sempre nuove nell'ambito teatrale. Una compagnia giovane guidata da Francesco Zeffiri che si è esibita in un musical divertente e fantastico. Un ragazzo, Eddie, e il suo sogno nell'attraente Chicago, la città dalle grandi possibilità. I Vitruvians si esibiranno ancora sul palco del Teatro Forma questa sera alle 20:30 con Life 95, una performance di musica classica in una cornice contemporanea. E ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, le temperature saranno comprese tra i 7 e i 13 gradi, venti moderati e mare poco mosso. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. Per tutte le vostre segnalazioni, il nostro indirizzo di posta dedicato info@ilsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.